cancia. Lascialo, che nessuno tocca niente. Enzo, ti capito bene? Certo, Don Donì, non dobbiamo far vedere che abbiamo avuto la banconota falsa, perché sennò facciamo una figurina. Però dobbiamo vedere se lui sa qualcosa. Esatto, senza favore però. Senza favore. Parlando di più e di meno. Di più e di meno, Don Donì. Senza esagerare. Senza esagerare, Don Donì. Onoresse amabile. Eccolo. Magari Don Donì, non vi fidate? Ma perché in bozzo controlla? Certo, ma non l'avete mai fatto. Avete visto che squadrone abbiamo fatto quest'anno? Eh? O Napoli. Credo, voi non siete tifosi. Non tenete l'abbonamento San Paolo. Ma perché? No, così, chiedete del piede del mio. Sapete cos'è? È che nel quartiere stanno girando banconote false. E perché se mangia a fare l'abbonamento? C'è azzecca abbonamento. Quello che dico pure io, c'è azzecca abbonamento. E voi ha dritto abbonamento. Non l'ho detto io, l'hai triste. Ma l'ho detto così, per dire del piede del mio, Don Donì. Non è che per caso vi è capitato tra le mani una banconota falsa da 500 euro. Me ne sarei accorto subito. Soltanto un fesso non se ne accorgerebbe. Infatti, solo un fesso. La stessa scena si ripete in tutti i negozi del quartiere. E con queste stampatrici diciamo se potesse stampare tutto coso. Questa c'ha il toner, serve per stampare grandi quantità. Voi su per giù, quanti fogli dovete stampare? 500. 500. Un pezzo da 500, una piazza così io. Tonino e Enzuccio si fece palmo a palmo tutte le attività commerciali della sanità. Il mezzo mio, lei mamma mi si cava. Cavo, Doni, sì. Ci hanno fottuto mezzo, Enzo. Sì. Ci hanno fatto mezzo. Vabbè, però ci hanno rimasti i caschi. Ah, no, è buona, ma così mo ci metti i miei caschi che ce ne ha. Mezzo, ci hanno fatto mezzo. Ci hanno fatto mezzo mio. No, non posso salvare tutta di vigilo. Ma perché i vigili si rubano i mezzi, Enzo? Ma io dicevo che stanno rubando mezzo. Ma è uno schifo. Siamo arrivati uno schifo. Ci hanno rubato mezzo, Enzo, ma come faccio? E come faccio? E sai che mi ce ne vuoi tu? E che faccio? Vado a chiedere grazie a San Gennaro che mi ha fatto due mezzo. No, salendo, salendo. No, vai a denunciare dei carabinieri. E poi là vicino ci sta un bello negozio che tiene la mozzarella. Tu sei scemo. Si va a dei carabinieri e tra se dico, buongiorno, brigadiere. Siccome io e il mio compagno eravamo andati a chiedere un attimo il pizza e si hanno fottuto mezzo. Antoni, veramente sarebbe il contributo per la sicurezza. E come faccio? Chiamiamo a De Luca, così che lo ci fai subito. Ma tu sei scemo. De Luca non deve sapere niente, sennò che lo mi sputo in faccia. Non ha da sapere niente nessuno, insomma.